Questa macchina a moto perpetuo che ha fatto oggi è una barzelletta. Non fa altro che andare sempre più veloce. E neanche Bart mi persuade. Ha bisogno di limiti e di una struttura. C'è qualcosa di insano nel far volare un aquilone di notte. Salve, mammina cara. Oh, adesso basta, dobbiamo farli tornare a scuola. Sto con te, Marge. Lisa, vieni subito qui. In questa casa obbediamo alle leggi della termodinamica. Perché Homer, dopo aver visto la macchina costruita da Lisa, si arrabbia e afferma: in questa casa obbediamo alle leggi della termodinamica? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di parlare della macchina di Lisa, vi ricordo di seguirmi sugli altri social e iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessun video. Nel video in cui spiegavo perché non si può usare il frigorifero come aria condizionata, un utente, Godel80, mi aveva fatto notare che se ne era parlato anche nei Simpson. Aveva aggiunto che spesso c'erano argomenti scientifici nei Simpson e mi aveva anche parlato di questa puntata che vi ho fatto vedere oggi. E quindi ho deciso di fare il video su perché Homer avesse ragione e sul perché la macchina di Lisa non può funzionare. La produzione di energia è alla base della rivoluzione industriale. La prima rivoluzione industriale, infatti, c'è stata grazie alla prima macchina a vapore. Con la corrente alternata di Tesla siamo riusciti a portare l'energia elettrica in tutte le case. Grazie alle centrali nucleari riusciamo ad avere un'energia elevata con poco dispendio di energia. In ogni caso siamo riusciti a produrre energia sempre a costi più vantaggiosi, ma mai a costo zero, né dal punto di vista economico né dal punto di vista fisico. La chimera dell'ingegneria è una macchina che riesce a produrre energia all'infinito, una macchina che si autoalimenta, le cosiddette macchine a moto perpetuo. Leonardo da Vinci per anni ha provato a progettare una macchina a moto perpetuo, ma non ci è mai riuscito e alla fine egli stesso si rese conto che le macchine a moto perpetuo non erano possibili, nonostante lui non avesse ancora le conoscenze per poterlo dire con certezza. L'intuizione di Leonardo da Vinci era corretta? Sì, le macchine a moto perpetuo non si possono costruire. La macchina di Lisa che abbiamo visto all'inizio del video è una macchina a moto perpetuo. Continua a girare e continua a girare sempre più velocemente. Ma da dove prende quell'energia per andare più veloce? Apparentemente dal nulla. Ora proviamo a pensare non ad una macchina che va sempre più veloce come quella di Lisa. Pensiamo semplicemente ad una macchina a moto perpetuo che va sempre alla stessa velocità. È possibile? No. Non è possibile creare una macchina a moto perpetuo a causa delle leggi della termodinamica, proprio come diceva Simpson. Le macchine a moto perpetuo violano o il primo principio della termodinamica o il secondo principio della termodinamica o entrambi. Il primo principio della termodinamica afferma che l'energia si conserva, cioè non può essere né creata né distrutta all'improvviso, ma che essa si trasforma. Il secondo principio della termodinamica ha diversi enunciati, tutti equivalenti gli uni con gli altri. Ma che cosa afferma? Uno degli enunciati afferma che non è possibile creare una macchina che abbia un rendimento del 100%. Le macchine termiche in generale dovrebbero trasformare energia termica in energia meccanica. In questo passaggio, in questa trasformazione, non si può passare tutta l'energia termica completamente nell'energia meccanica, ci deve essere una dispersione. In base a quale principio violano le macchine a moto perpetuo, esistono le macchine a moto perpetuo di prima specie e le macchine a moto perpetuo di seconda specie. Le macchine a moto perpetuo di prima specie sono quelle che violano il primo principio della conservazione dell'energia. La macchina di Lisa ne è un esempio, perché va sempre più veloce, apparentemente non c'è nessuna fonte che alimenta quella velocità e quindi è come se creasse dal nulla energia e quindi viola il primo principio della termodinamica. Invece le macchine di seconda specie sono quelle che violano il secondo principio della termodinamica e quindi sono le macchine che hanno un rendimento del 100%, che equivale a dire che si riesce a trasportare calore da una fonte più fredda a una fonte più calda. Non starò qui a farvi la dimostrazione, ma dire che il calore si sposta da sorgente fredda a sorgente calda è equivalente a dire che esiste una macchina termica con rendimento 100%. Per le macchine di seconda specie il primo principio non sarebbe violato,
ma il secondo sì, e quindi comunque non possono esistere. Per anni si è cercato di costruire una macchina a moto perpetuo. Esistono tantissimi brevetti di macchine a moto perpetuo, ma che non funzionano. Ci sono tantissimi video un po' truffaldini sul web dove si vedono queste macchine che hanno una fonte di energia, ma che noi non riusciamo a percepirla subito, non riusciamo a vederla subito. Questo era tutto per oggi. Noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video.